Buongiorno, da Sito Segreto. È presente D'Aquino Gaetano, nato Catania, 16-10-71. Va bene. Difensore qui. No, è imputato. Va bene, è qui presente per il D'Aquino, lo comunichiamo, l'avvocato D'Amelio in sostituzione dell'avvocato Lanzafame, difensore di fiducia del D'Aquino stesso. Signor D'Aquino, lei è stato chiesto il suo esame nel presente procedimento, la sua posizione è quella di imputato in procedimento collegato, per cui deve dire se intende avvalersi della facoltà di non rispondere o se intende rispondere alle domande. Pronto? Dal sito riservato, siete in contatto? Signor D'Aquino. Pronto? Ma da questo sentono? Pronto, sì? Si sente? Sì, Presidente, intendo rispondere. Benissimo, allora sentito, intendo rispondere, qui c'è il suo difensore. Allora, dia le sue generalità. D'Aquino Gaetano, nato a Catania, 16-10-71. Va bene, allora risponde alle domande del pubblico ministero. Signor D'Aquino, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Allora, cominciamo a chiarire se lei ha fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e se sì, di quale? Ho fatto parte del clan Pillera a Cappello. Quando iniziò a far parte di questa organizzazione? Fine anni 80. Fino a quando ha fatto parte del clan Cappello? Al 25 settembre del 2010, quando ho collaborato con la giustizia. Perché ha deciso di collaborare con la giustizia? Per una presa di coscienza, una questione morale, un senso di ribrezzo verso la stessa organizzazione e il contesto dove vivevo. Non mi accettavo più nemmeno io stesso. Mi faceva schifo tutto, compreso me. Nell'aprile del 2010 lei era libero detenuto? Mi scusi, dottoressa, non ho capito. Quando lei ha deciso di collaborare con la giustizia, era detenuto o libero? Ero detenuto, però io già praticamente dal 98 maturavo questa idea. Nel 2004 sono stato scarcerato. Un anno prima di essere scarcerato io dissi a mia moglie che ero intenzionato a collaborare perché non volevo più ritornare in quel contesto. All'epoca mia moglie era troppo giovane, aveva paura della rivendicazione, mi diceva spesso a me uccideranno mio padre perché mio suocero non era intenzionato a venire. Mi disse poi ne parliamo quando uscirà. Io fuori ne parlavo con mia moglie perché al di là era l'unico mezzo per uscirmene.
però collaborare da libero è quasi praticamente impossibile, non è una scelta facile. In carcere non ho che avuto più modo di riflettere, però in carcere poi, diciamo, nel 2009... ho collaborato a settembre del 2010, ma già a gennaio del 2010, a ottobre del 2009, quando sono stato arrestato, ho iniziato fermamente a decidermi a collaborare. Non ho chiesto più nemmeno il parere della mia famiglia, ho soltanto avvisato coloro che poi sono venuti con me, dicendogli che era una decisione che io ero fermo a prendere, perché era l'unico modo per uscirmene, per pulirmi la coscienza, per liberarmi di tutto quello che avevo dentro e per non essere più la persona che non accettavo più. La mia famiglia ovviamente mi assecondò, mi dissero di andare avanti, di non preoccuparmi, che non mi avrebbero abbandonato, infatti così è stato, sono venuti quasi tutti con me. Io prima di collaborare per un anno, per portare quanto più materiale possibile all'autorità giudiziaria di Catania, mi sono fatto scrivere bigliettini con elenco di estorsione del clan Sciuto che ho conservato e ho consegnato all'autorità dopo 11 mesi. Mi sono fatto scrivere una lettera da Mario Strano, ex componente del clan Santa Paola e poi del clan Cappello. Quella lettera l'ho conservata e me l'ho data al dottore Testa e al dottore Pacifico, in quanto c'è un contenuto molto importante. E poi il 25 settembre ho mandato una lettera alla procura e ho collaborato. Ho collaborato anche con la direzione di Prato, senza richiedere benefici. Ho messo a conoscenza la direzione di un tentativo di evasione da parte di un albanese. Non ho mai chiesto benefici. Va bene. Quindi dicevo, lei matura quest'idea. Nell'ottobre del 2009 viene arrestato. Per quale titolo di reato? Sì. Associazione mafiosa. Operazione Revenge. All'epoca lei che ruolo aveva nel gruppo del quale faceva parte? Reggente del Clan Cappello, insieme allo giudice Brivitera, Colombrita, Caruso e Litteri. Questo comitato di coordinamento, questo gruppo di persone che dirigeva il gruppo, di questo gruppo lei da quanto tempo ha fatto parte? Cioè da quando aveva la responsabilità di reggere il Clan Cappello unitamente alle persone che lei ha indicato? Ma io guardi, reggente del Clan Cappello lo sono stato nel 2004 quando sono stato scarcerato, dopo circa 6 mesi, 7 mesi Salvatore Cappello si fece vivo che mi disse di assumere la responsabilità del clan. All'epoca fu deciso di mettere Rosario Litteri, Saro da Civita, alla regenza del clan per non figurare né io e né Pardorazio. C'era anche Agatino Di Mauro, Tino Manciaricotta, che era messo come reggente, però doveva dar conto a me e Pardo. Ma io già sin dagli anni 95-94 ero una sorte di, non so dire bene la parola, di factotum di Salvatore Cappello. Tutto quello che usciva da Salvatore Cappello, che era a 41 bis, passava dalle mie mani, perché lui scriveva biglietti. Io la dovevo ricopiare con la mia calligrafia e da leggerli e darli o a Mario Pace o a Franco Egitto o a Colombrita, a coloro che lui mandava delle direttive. Lui faceva ricopiare tutto con la mia calligrafia perché diceva: Gaetano, copialo tu, così se un giorno troveranno questo biglietto e qualcuno sosterrà che sono io, non sapranno mai che sei tu a scriverlo, e così non, io potrò dire che non è la mia calligrafia. Quindi da quegli anni tutto quello che usciva da bocca di Salvatore, ero tutto a conoscenza. Capito. Quindi in definitiva lei ha conoscenze dirette, avendo avuto anche questo ruolo, dal 2004 al 2009, se capisco bene, giusto? 2004-2009 non conoscenze dirette, reggente del clan, ma dagli anni 95, anni 95 conoscenze dirette. Bene. Quando lei ha iniziato a collaborare, ha confessato reati che le erano stati in precedenza contestati? Ma reati che mi erano stati contestati, ma reati che sicuramente non ero nemmeno indagato. Li ha confessati, non vogliamo saperli. Come sì. Tipologia? Sì, sì. Che tipo di reati ha confessati? Senza dire... Omicidio, anche? Traffico di droga, associazione. Sì, sì, certo. Ho capito. Bene. Detto questo, e andando ora a comprendere quali erano i suoi rapporti con gli altri gruppi operanti a Catania. Nel periodo che va dal 2004 al 2009, lei nella sua qualità
di reggente, capo del gruppo Cappello, ha avuto rapporti con esponenti del clan Santa Paola? Sì, con Angelo Santa Paola, diciamo sia io che Orazio Pardo, successivamente con Lombrida Giovanni e Caruso Salvatore, di conseguenza Angelo Santa Paola con Natale De Emanuele, Giuseppe Ercolano, non io personalmente con gli ultimi due, ma con Lombrida e Caruso Salvatore. Per quanto riguarda... Successivamente, sì? Scusi dottoressa, sì. Scusi. Successivamente poi negli anni a seguire con Vincenzo Aiello, Santo La Causa in una occasione, Benedetto Cocimano che erano, diciamo, e Daniele Nizza che erano i reggenti del clan, e praticamente il Nizza, l'Aiello e il Benedetto Cocimano erano coloro che portavano la voce di Santo La Causa. Bene. Negli ultimi anni. Ora andiamo per gradi. Lei ha detto che ha conosciuto Angelo Santa Paola. Riesce a ricordare in quale periodo l'ha conosciuto? Ma siamo nel 2005-2006, prima, un anno prima della sua morte. Si ricorda chi glielo presentò? No, io ad Angelo lo conoscevo già dagli anni 90, quando ci fu l'operazione Orsa Maggiore. Nel 2005 avevate ragioni particolari per prendere contatti con Angelo Santa Paola? Ma praticamente Angelo Santa Paola ha stretto i contatti con noi in prima persona, diciamo principalmente perché lui aveva già un progetto, diceva che Catania, da Cosa Nostra palermitana, per quanto riguardava la rappresentanza di Catania, doveva sparire la famiglia Mazzei. Quindi lui chiamò me prima della scarcerazione di Colombrida e Caruso, e per avvisare anche Pardo Orazio, che lui già aveva in mente di ammazzare sia Giuseppe Sciotti, sia Sergio Minnella, sia Giovanni Battista Motta, che poi è stato ucciso, perché doveva rompere i collegamenti con Cosa Nostra palermitana a clan Mazzei. Chiese il nostro appoggio, nonostante noi eravamo molto in sintonia con Angelo Santa Paola, in quanto si prestava molto, iniziava a rispettarci per le sue convenienze, noi non fummo d'accordo. Lui ci disse: guarda, è l'unico modo per vendicarvi della guerra che loro hanno fatto nel 1992 e vi hanno ucciso una marea di persone, approfittatene. Lui voleva la nostra mano. Poi noi abbiamo scoperto che la sua, diciamo, il suo progetto non è che aveva bisogno della nostra mano. Lui voleva buttare la pietra, come fece all'epoca nel 92 Santa Paola, e ci scatenò contro Mazzei, e lui voleva fare la stessa cosa, ci faceva dare una mano a lui. Poi lui si tirava indietro e ci ammazzavamo noi e nuovamente Mazzei, ma noi non fummo d'accordo. Poi io seppi del suo progetto ancora meglio da Sergio Minnella. Ma nel momento in cui Angelo Santa Paola le propone, se capisco bene, un'alleanza, voi rispondete sì. Un no netto, oppure, come dire, cercate di tirarvi indietro con diplomazia? No, noi diciamo non è che abbiamo risposto un no netto, noi abbiamo detto ad Angelo Santa Paola che lui poteva andare avanti benissimo. Noi non eravamo intenzionati ad appoggiare una guerra contro i Mazzei, perché per noi non era tanto conveniente a Catania, principalmente perché, almeno per quanto mi riguarda e per me, non avevamo, e anche il Pardo mi assecondò, le intenzioni di fare una guerra. Poi dissimo ad Angelo, tu fatti la tua strada, poi noi se sotto sotto ci dobbiamo divertire, ci divertiamo, ma questo non inclinò il rapporto con Angelo Santa Paola. E quindi, non avendo inclinato il rapporto con Angelo Santa Paola, come si sviluppò questo rapporto? Avete avuto degli affari comuni o delle altre attività che avete svolto insieme o comunque di concerto? Ma affari comuni, diciamo, mi ricordo una volta c'è stata un'estorsione in un paese di Catania, dove Angelo Santa Paola mi chiamò e mi disse: guarda, riguardo quelle, che era un'impresa edile che stavo costruendo, mi disse che aveva dato una quota ad Orazio Pardo. Io onestamente non fui messo a conoscenza di Orazio Pardo di questa cosa, ma feci finta che la sapevo. Ho capito anche che Angelo Santa Paola l'ha detto per creare dei contrasti, perché ormai era questo che lui, diciamo, aveva in mente, di mettere Catania in depressione, quello che diceva lui, la voleva molto, anzi, intenzione. Ecco, mi spieghi meglio che significa, aspetti signor De Quino, che significa voleva mettere Catania in depressione o in tensione, come dice lei?
E lui diceva: io devo mettere Catania in tensione, era una sua parola, la devo mettere, diciamo, terrore a Catania, io vai a fare succedere la terza guerra mondiale. Queste erano parole sue che disse più di una volta a me, non una volta soltanto. Ma il terrore che doveva, ascolti, il terrore che voleva instaurare era rivolto ai cittadini o era rivolto agli altri componenti dell'organizzazione operanti nel territorio? Mi sono spiegato? Ai clan e anche agli... Sì, sì, ai clan e anche ad appartenenti del suo stesso clan, perché lui si lamentava molto del villaggio Sant'Agata e di altri, diciamo, quartieri del loro clan. Quindi non era appoggiato dal suo clan Angelo Santapaolo in quel periodo? No, noi non l'abbiamo appoggiato, però Salvatore Caruso a San Cristoforo lo teneva aperto. No, non mi sono spiegata. Infatti... Aspetti, lei ha detto che all'interno del suo... lui si lamentava, lei ha detto, del comportamento di esponenti del suo, del clan Santa Paola, giusto? Che sì. Angelo Santa Paola sì. Si lamentava del comportamento di esponenti del clan Santa Paola. Io le chiedo, all'epoca... di cui ha detto di un gruppo ben preciso. Del villaggio, ha ragione avvocato, del villaggio. All'epoca in cui lei ha contatti con Angelo Santapaola, lei ricorda che ruolo formale gli aveva nella sua organizzazione? Era capo della famiglia Santapaola, diciamo, però accompagnato da Giuseppe Ercolano e da Natale De Manuele. Ma questi contrasti di cui lei, a cui lei ha accennato, o queste lamentele che faceva Angelo Santapaola, erano soltanto nei confronti degli esponenti di uno dei gruppi del clan Santa Paola no. O riguardavano anche altri? No, tutto il clan Santa Paola. Lui lamentava che lui si chiamava Santa Paola e lui doveva essere il capo. Non è che lui, diciamo, io ho detto villaggio perché solitamente viene chiamato il villaggio, però parlava di Picanello, parlava di tutta l'organizzazione Santa Paola. Ma cosa lamentava esattamente? Ma no, lui lamentava che praticamente siccome Santa Paola, lui si chiamava Santa Paola di cognome e a Catania l'unico responsabile e l'unico nome che deve essere, che deve circolare è Santa Paola. Non poteva essere, lui una volta mi disse manco De Manuele si chiama De Manuele deve fare quello che dico io. Lui si lamentava anche della famiglia Ercolano, del gruppo Ercolano, lui doveva essere riconosciuto Santa Paola, tutti gli altri sottomessi ad Angelo Santa Paola. Questo quello ci sosteneva, ma in merito a queste circostanze che sono nate, ci furono anche timori da parte nostra per quello che lui aveva in mente di fare. E quindi ci sono state delle riunioni con la famiglia Santa Paola per quanto riguarda Colombrita, Caruso, Lacuzzi. Che... Aspetti, torniamo un secondo prima di passare avanti. Ma quindi se lui si lamentava e diceva che doveva essere lui sopra tutti... Gli altri, per quello che vi diceva Santa Paola, che cosa volevano invece? Niente, dovevano essere sottomessi a lui e chiedevano i conti dei soldi. Quindi, infatti una volta Salvatore Battaglia... gli altri, i conti dei soldi. Sì, Salvatore Battaglia, continui. Noi abbiamo fatto una casa da gioco a San Cristoforo. L'ha fatta Caruso, lo giudice e Colombrita. Per Natale, insieme al gruppo di Angelo Santapaola, alla famiglia Santapaola. E pochi giorni dopo, a me mi chiamò Salvatore Battaglia, nel quartiere Fortino, Piazza Palestro, e mi disse: Gaetano, ti devo dire una cosa, riguardo la casa da gioco che avete fatto, mi puoi dire quanti soldi vi siete divisi, i conti di sta casa da gioco, per cortesia? Ho detto: guarda Salvatore, non è una cosa che mi riguarda, perché è una cosa che ha fatto Turi Malavita e Giovanni Colombrita. Io di case da gioco non ne voglio sapere niente, oltretutto perché soldi non se ne vedevano mai. Quindi se tu vuoi sapere cose per Angelo Santapaolo, su San Manciato soldi, se non vi dà conto di tutto, valla a chiedere a lui, non lo chiedere a me. E lui mi ha risposto: vabbè Gaetano, non lo so, però tanto Angelo Santapaolo da qua a poco darà conto di tutti i soldi che si sta mangiando e conto di tutto. In quale periodo siamo quando accade questo? Pochi mesi prima che Angelo Santapaolo scompariva da Catania, non tanto. Comunque molto, il periodo prima. Di Natale, lei diceva? Sì, certo, dopo Natale, sì, dopo Natale. Natale e Capodanno, in quelle circostanze. Perché le case da gioco funzionano da novembre, ottobre, fino a gennaio, tutto gennaio, febbraio.
È stata questa l'unica volta in cui lei ha sentito dire che ci si lamentava della gestione dei soldi di Angelo Santapaola? No, diciamo, personalmente da Salvatore Battaglia sì, noi ci siamo incontrati soltanto in questa circostanza, ma quando da parte dei clan di Catania iniziò ad esserci un po' di timore per Angelo Santapaola, in quanto promise che ammazzava Pippo Sciotti e lo ha ammazzato. Poi noi seppimo da Sergio Minnella che Angelo Santapaola a quelli di Librino, esattamente a Turichianca, appartenente al clan Mazzei, gli disse cercate all'interno del clan Cappello riguardo Pippo Sciotti. Lui addossò la responsabilità dell'omicidio a noi, a me la confidò Sergio Minnella, al quale ero molto legato. Io parlai con Coruso, con Colombrita, con Lacuzzi, dicendogli questa cosa. Effettivamente l'Angelo Santapaola, era di venerdì, non me lo dimentico mai, disse fra tre giorni scoppia la bomba. La bomba era che doveva morire Giovanni Battista Motta. Siamo venerdì, sabato e domenica, tre giorni dopo, alle 8:30 viene ammazzato Giovanni Motta. Allora noi ci siamo allarmati, abbiamo detto chi su chi ha in la testa, dopo di chi si a chi tocca. Sicuramente a noi. Sciuto Biagio propose di ammazzare Angelo Santapaola in occasione che a Catania ci fu un evento di una rappresentanza, diciamo, teatrale come canto di Nino D'Angelo. Quella sera Angelo Santapaola era sul palco, doveva essere seguito fino a casa e doveva essere ucciso. Biagio Sciuto chiese la cortesia di farlo a me. Io ci dissi, guarda, chi su casa sta ammazzando il chiesa umano. Noi abbiamo capito benissimo che saranno i suoi compagni stessi a eliminarlo, per cui non ci sporchiamo le mani. Infatti, nella riunione che fecero Colombrita, Lacuzzi e Caruso, con De Manuele, con Pippo Ercolano, c'era Santo La Causa, anzi fu proposto Santo La Causa, gli dissero che non volevano più avere a che fare con Angelo Santapaola, in quanto era troppo autoritario, mondato di testa e malato. Loro dissero intanto che erano loro a prendere la decisione a chi doveva rappresentare la loro famiglia, però al contempo dissero non vi preoccupate, i panni sporchi si lavano in famiglia, saremo a momento, diciamo, i rappresentanti da ora in poi, qualsiasi cosa è Santo La Causa, però dice riguardo Angelo Santapaola è una nostra, diciamo, questione. E fecero capire che la risolvevano da lì a poco. Non passò manco un mese ed Angelo Santapaola non si fece più vivo, scomparve poi lui e Nicola XVI. Un momento, fermiamoci su questa riunione. Lei partecipò alla riunione? No, io non andai, andò Caruso, Lacuzzi e Colombrita, però puntualmente sono stato messo a conoscenza dell'episodio. Ci siamo visti noi in un vicino Ognina, vicino al lido di Ognina. Dove? In un luogo chiuso, in un luogo aperto? No, luogo aperto, luoghi chiusi non ne usavamo mai, vicino al mare, luoghi aperto, vicino agli scogli, che praticamente era quasi impossibile essere intercettati e rintracciati. La riunione chi la volle? No, la riunione, io fui chiamato da Colombrita, diciamo organizzata da Colombrita, da Locuzzi, io fui chiamato da loro. Perché lei preferì non andare? E mi diedero appuntamento alle 11 di mattina. No, io diciamo no, dalla famiglia Santapaola fu voluta da Colombrita perché già erano allarmati e da Biagio Sciuto, io non andai. Poi loro mi mandarono a chiamare, ci siamo visti verso le 11 del mattino e zona lungomare Ognina. Mi ascolti, quando venne stabilita questa riunione era già stabilito l'oggetto, di che cosa si doveva parlare o era una riunione generica in cui si parlò anche di questo? No, Angelo Santapaola, la questione era Angelo Santapaola, nonostante l'amicizia che c'era con Caruso Salvatore. Ma lei perché non andò? No, io praticamente non andavo mai nelle riunioni, ero troppo contrariato, riunione dove si partecipava in 10 persone, sapevamo di essere indagati, sapevo di essere indagato, per cui andare a partecipare a una riunione era come andare a condannarmi, per cui Colombrita era molto disponibile, Caruso pure, Lacuzzi pure, quindi per me non aveva importanza andare, tanto in successione venivo messo a conoscenza di tutto. Chi le raccontò il contenuto della riunione? Lacuzzi, Caruso e Colombrita, nell'occasione insieme della successiva riunione. E nel corso di quella riunione i santapaoliani presenti, mi ripeti innanzitutto chi erano? Ma io ricordo. Chi erano? Allora, Natale De Manuele,
Giuseppe Ercolano, mi fu nominato un certo Giorgio Cannizzaro che io non conosco e mi dissero che era un appartenente, non Giorgio Cannizzaro, un certo Cannizzaro, però non lo so se, è Giorgio, se si chiama Giorgio, però comunque è una persona grande. Mi dissero che non era nemmeno residente a Catania, che non viveva a Catania, che si spostava soltanto in occasioni molto, molto delicate. E poi, santo la causa, poi non ricordo se ci fu Enzo Aiello e altri appartenenti come Benedetto Cuscimano che erano a conoscenza di questa riunione. In quell'occasione i Santapoliani dissero chiaramente quello che avrebbero voluto fare? Sì, lo fecero intendere benissimo. Infatti, diciamo, la nostra fu una presa di posizione quasi inconsueta. Dire a clan Santa Paola, sto rappresentante non lo vogliamo sentire più, e sto rappresentante non ti deve rappresentare, ma vogliamo che mettete un altro responsabile. Non è che i Santa Paola acconsentono o permettono di ricevere una richiesta simile, nella maniera più assoluta. Loro risposero che i panni sporchi si lavano in famiglia. Fecero capire che Angelo Santa Paola, diciamo, stava per essere preso un provvedimento e proposero, ci misero a conoscenza che il loro portavoce era santo la causa. E fecero intendere benissimo che Angelo Santa Paola era molto cagamenato. Ora, quello che io vorrei capire, posto che lei stesso mi dice che non è normale dire agli esponenti di un altro clan, poi al clan Santa Paola, di non volere un certo reggente, un certo capo che loro hanno, come avete ritenuto di poterlo fare in questo caso? Perché avete pensato che non era pericoloso o inopportuno? Ma perché già noi eravamo abbastanza forti, c'era Biagio Sciuto che era stato scarcerato, c'era lo giudice, c'era Privitera, c'era il gruppo di Piripic che sosteneva economicamente Angelo Custode, c'era Colombrinda, Pazzo, Caruso, Lacuzzi, c'era mezzo clan e cappello fuori, non tutti i ragazzini, ma i più vecchi, i più capaci e quelli che praticamente negli anni 90 ci siamo fatti rispettare di più. Quindi il clan Santa Paola già, diciamo, per noi aveva molto timore e si guardava bene da noi. Avevamo l'autorità, benissimo, anche la forza economica. Allora, la forza, dice lei? Ah, sì, economica e militare. Certo. E oltre ad avere la forza, diciamo, nel ragionare se fare o meno questa riunione, avete anche pensato se era probabile o meno che si arrabbiassero i Santapoliani per la vostra indicazione? No, dottoressa, perché già c'erano stati dei precedenti e Santa Paola ormai, come si suol dire, con noi avevano calato l'ale. Se vuole essere più esplicito, anche se l'espressione che lei ha utilizzato è abbastanza chiara, cosa si intende per calare l'ale? Ma stavano con due piedi in una scarpa. Cosa? Con noi stavano con due piedi in una scarpa. Vabbè, diciamo che stavano attenti, è giusto? Molto. Molto. Ma lei quando l'ha saputo che Santa Paola era scomparso? Noi l'abbiamo saputo, diciamo, quella giornata, perché la moglie di Nicola XVI abita sotto casa, sotto, diciamo, piano prima del dove abitava Aurichiello Antonio. E ricordo che quel giorno non si sapeva che non tornava più. Angelo Santa Paola andò prima da Filippo, fratello di Franco Crisafulli, dicendogli che aveva un appuntamento, diciamo, quasi imprevisto. La moglie di Filippo Crisafulli doveva partorire. Filippo gli disse: guarda, non posso venire perché mia moglie è già ricoverata, deve partorire da un momento all'altro, non ti posso accompagnare. Angelo Santa Paola gliene disse di tutti i colori, gli disse: come torno te lo dico io. Andò a casa di Nicola XVI. Nicola XVI stava per mangiare, la moglie Claudia, gli disse lui alla moglie Claudia: guarda, per ora accendi soltanto l'acqua. La pasta buttala appena ti telefono che quando rientro, però non ti preoccupare, non passa assai, passa mezz'ora. Invece poi non rientro più. Diciamo, dopo questo due racconto giorni, a lei chi l'ha fatto? No, io questo poi praticamente tutto più nel dettaglio l'ho saputo da Franco Crisafulli, l'ho saputo, diciamo, dalla famiglia di Franco Crisafulli, perché erano molto legati alla famiglia Aurichella. Franco Crisafulli è un ex santapaoliano che è passato con il nostro clan, fratello di Filippo Crisafulli. Filippo Crisafulli
diceva sono nato quel giorno, perché quel giorno almeno per quello che risulta a noi, se lo, diciamo, all'appuntamento lo portò Natale Filoromo all'Angelo Santa Paola e a Nicola XVI. Aspetti, andiamo con calma. Prima domanda, perché noi dobbiamo essere più a conoscenza dell'identità dei soggetti di cui lei parla. Aurichella chi è? Aurichella Antonio è un componente del Clan Cappello, oggi detenuto per omicidio. Che lei ha detto abitare nello stesso immobile, sì, di 16. Antonio abitava, sì, in via Colomba 24. Il racconto che lei oggi ha fatto dell'itinerario fatto da Angelo Santa Paola il giorno in cui è scomparso, a lei chi l'ha raccontato? Aurichella o qualcun altro? No, allora, me l'ha raccontata Aurichella, che l'ha saputo da Filippo Crisafulli, che è cugino di Antonio Aurichella. Poi ne ho parlato con Franco Crisafulli perché c'era un'intenzione che si doveva ammazzare sia Enzo Aiello e sia Santo La Causa. Santo La Causa, io dicevo, Franco, è quasi impossibile che tu via Santo La Causa, sì, perché sì, lo sta cercando mezza Italia. Enzo Aiello, che veniva spesso ai nostri appuntamenti, lui gli diceva, lui è più raggiungibile, però non c'erano i presupposti per poter, sì, fare un'azione simile. Signor, per cui, signor De Quino, dicevo, la devo pregare di rispondere, momento, devo pregare di rispondere alle mie domande a una, perché altrimenti noi, sì, ci perdiamo. Quindi abbiamo detto, sì, lei sa questa notizia da Aurichella, che a sua volta l'ha saputa da Filippo Crisafulli, è giusto? Sì. Si fermi. Sì. I Crisafulli in che rapporti erano con i 16? In che rapporti erano? Zio e nipote. Esatto, quindi erano zio e nipote. Chi era lo zio di Nicola XVI? Franco Crisafulli e Filippo Crisafulli. Franco Crisafulli suocero, Filippo Crisafulli zio. Benissimo. Franco Crisafulli, lei dice, faceva parte del Clan Santa Paola, giusto? Sì, cugino di Turri di Lova. Il passaggio al vostro clan è antecedente o successivo all'omicidio di Nicola XVI? Successivo all'omicidio di Nicola XVI. Bene. L'idea di cui lei ha parlato, cioè quella di andare ad uccidere Enzo Aiello e Santo La Causa, è un'idea precedente o successiva all'omicidio di Angelo Santa Paola? No, successiva. E perché avete elaborato quest'idea e chi la elaborò? Allora, l'idea è stata elaborata da Franco Crisafulli perché doveva vendicare il genero Nicola XVI. E, diciamo, la stessa fine lui la voleva fare anche a Pippo Ercolano. Gli diceva, c'è tagliare la testa a caccetta come l'hanno tagliata il mio genero. Lei, in quanto esponente del Clan Cappello, voleva appoggiare, anzi, in quanto reggente del Gran Cappello, intendeva appoggiare questo progetto di Crisafulli oppure no? Guardi, il progetto di Crisafulli è stato appoggiato da tutti, principalmente da Colombri da Giovanni, però non è stato messo subito in atto per una serie, diciamo, di imprevisti che ci sono stati nati sia dalla discussione con Biagio Sciuto, sia poi all'omicidio di Raimondo Maugeri. Ma Enzo Aiello, tutte le volte che veniva in una nostra riunione, e diciamo, il signor Aiello ora mi sta sentendo, era fortunato quando andava via. Il signor Aiello sa benissimo che lo giudice Sebastiano ha prestato 20 o 40 mila euro ad Enzo Aiello. Lo giudice Sebastiano, quando Enzo Aiello è venuto in una riunione da noi in via Acquicella, ha detto, magari capizzo i soldi, fra una settimana un mazzo. Poi non è stato ammazzato perché cambiarono tantissime cose, fu ucciso Raimondo Maugeri e tantissime altre cose. Va bene, però andiamo con calma. Quindi voi sapete quasi subito della scomparsa di Angelo Santa Paola e di Nicola XVI, giusto? Sì. Bene. Sì. Avete, come dire, cercato notizie per verificare dove fossero, se non Angelo Santa Paola, quantomeno Nicola XVI? No, noi personalmente no, però giustamente la famiglia Crisafulli, diciamo, voleva restituire il corpo del genero. In pratica si diceva che un familiare dell'Angelo Santa Paola, esattamente la sorella, si rivolse a Natale De Emanuele dicendogli, almeno i corpi fatemelo trovare, almeno ci facciamo un funerale. Infatti dopo pochi giorni sono stati trovati, tutte e due. E quindi
L'altra domanda che le volevo fare era se il Crisafulli si lamentava con lei, Crisafulli Francesco, soltanto dell'avvenuto omicidio di Nicola XVI o anche di quello di Angelo Santapaolo? Guardi, Franco Crisafulli ad Angelo lo voleva molto bene, perché qua Angelo era legato in quanto gli trattava bene il genero, gli trattava bene i figli. Però giustamente lui reclamava che, dici, fino a quando ammazzano Angelo Santapaola, che è un loro cugino e la famiglia ha deciso, perché può decidere solo la famiglia, però a mio genero non mi hanno portato nessun tipo di rispetto. La causa che lui è passato con il nostro gruppo, e questo argomento Franco Crisafulli l'ho fatto con Alfio Stiro in una sala da biliardo in Via De Felice davanti a me, diciamo, sono stati i motivi per cui Crisafulli è passato con noi. Alfio Stiro diceva a Franco Crisafulli: va bene Franco, però almeno queste cose non te le metterà a dire, tienitelo per te, perché tu lo sai che se arriva all'orecchio o a Santo La Causa o a Enzaello tu devi stare attento. Infatti io fui chiamato da Santo La Causa e abbiamo affrontato anche l'argomento Crisafulli Franco nell'occasione dell'omicidio Lofaro. Bene. Detto questo, vorrei capire in base a quali notizie il Crisafulli riteneva di poter vendicare la morte del genero uccidendo proprio Enzaiello e Santo La Causa. Ma perché, diciamo, Santo La Causa, diciamo, secondo quello che diceva Franco Crisafulli, insieme a Enzaiello sono stati coloro i quali hanno partecipato, ma anche almeno moralmente, all'omicidio. Si diceva che all'omicidio aveva partecipato Benedetto Cucimano e Carmelo Puglisi, Melo Suggi, almeno avevano avuto ruolo. La presenza di uomini di Ramacca, la sua conoscenza arriva dal fratello Filippo Crisafulli. Salvatore Lo Piccolo, dopo la scomparsa di Angelo Santapaola, mandò a chiamare Franco Crisafulli, perché Salvatore Lo Piccolo era interessato a questa scomparsa e a questo omicidio, solo che Crisafulli non si fidò e non andò mai da Salvatore Lo Piccolo a periodo della sua latitanza a Palermo. Le dissero come i Lo Piccolo mandarono a chiamare, o con chi i Lo Piccolo mandarono a chiamare a Crisafulli Filippo? Tramite lo giudice Sebastiano. A Crisafulli Franco, non Crisafulli Filippo. A Crisafulli Franco, tramite lo giudice Sebastiano. Sì. E lei sa lo giudice come venne informato di questa volontà dello Piccolo di contattarlo? Sì, si incontrò con Salvatore Lo Piccolo a Palermo, lui Gaetano Musumeci. Almeno lo giudice si portò Gaetano Musumeci. Infatti Lo Piccolo chiese un'altra cortesia allo giudice Sebastiano di ammazzare a Catania fra il fratello di Franco Riela, perché lui non voleva più la presenza di Riela come autotrasporti a Palermo. Lei, allorché ha cominciato a parlare di questa, di questo fatto, ha anche riferito il nome di Filormo Natale Ivan, ma non ho capito in che termine. Vuole ripetermi cosa c'entrava Filormo Natale Ivan? Ma Filormo Natale, almeno per quello che mi raccontò sia il Franco che Aurichello Antonio, è colui il quale andò da Angelo Santapaola, gli disse di questo appuntamento, sono andati a casa di Nicola XVI e se l'è portato nell'appuntamento dove poi hanno trovato la morte. Il Franco di cui parla è sempre il Crisafulli Franco? Sì, certo. Bene, allora, poi si trovano i cadaveri, siamo al 30 di settembre. Una volta che sono stati trovati i cadaveri, avete avuto nuovamente occasione di parlare tra di voi o con esponenti del clan Santapaola di questo fatto? Non ricordo che tra di noi o con esponenti del clan Santapaola se ne parlò, non si affrontò mai l'argomento, diciamo, a tu per tu della scomparsa di Angelo e Nicola XVI. Soltanto in un'occasione, Santo La Causa, quando mi recai nella casa dove lui era latitante, dove era presente Enzaiello, Orazio Magrì, Benedetto Cucimano, Carmelo Puglisi, Melo Suggi e Ignazio Barbagallo, che era un ragazzo che mi ha aperto la porta. Santo La Causa mi disse quel giorno che aveva timore per Franco Crisafulli e qualcuno doveva corrispondere per Franco Crisafulli. Io dissi a Santo, te lo garantisco io che Franco Crisafulli non prende nessuna iniziativa.
Quindi state tranquilli, invece non era per niente così. Con Alfio Stiro, non una volta ma decine di volte, Franco Crisafulli si incontrò nella sala da biliardo in Via De Felice e Alfio Stiro faceva una sorta di doppio gioco alla famiglia Santa Paola, rapportava tutto a Franco Crisafulli e io dicevo a Franco Crisafulli non diffidare più di tanto, perché ho l'impressione che quello che è andato da Santo La Causa a raccontare che tu sei intenzionato a vendicare tuo genero è proprio Alfio Stiro. Perché? Perché era un fine settimana, Franco Crisafulli verso le 9:30 di mattina si incontrò in questa sala dal biliardo che c'è in Via De Felice, che è una sala grande di carampole, l'Accademia. E gli manifestò questa volontà. Successivamente Santo La Causa è venuto a conoscenza e nell'occasione in cui abbiamo parlato dell'omicidio di Lofaro Nicola mi fece cenno anche delle volontà che aveva Crisafulli, come se lui ne era venuto a conoscenza. E io dissi, parla più poco, disse a Franco, perché ti fa ammazzare e chiedo stessi mano. Vorrei capire una cosa, lei ha già detto di aver conosciuto, incontrato Enzo Aiello, mi pare di capire più volte. Ciò è accaduto sia prima che dopo l'omicidio di Angelo Santa Paola oppure soltanto dopo? No, Enzo Aiello, diciamo, gli incontri con Enzo Aiello sono arrivati successivamente all'omicidio Santa Paola, assidui, per mezzo di Orazio Privitera, perché erano troppo uniti sia Orazio Privitera che Enzo Aiello. Sono nate una infinità di circostanze come l'omicidio di Giuseppe Privitera, il passaggio di Giuseppe Vinciguerra a Clan Cappello, poi a quello di Santa Paola, l'omicidio di Natale di Raimondo Maugeri, tantissime altre circostanze. Quindi Enzo Aiello almeno 2-3 volte alla settimana ci incontravamo a casa di Orazio Privitera, ma non è stato mai ucciso soltanto perché, diciamo, non era quello il momento, ma tutte le volte che Franco lo vedeva si mangiava le mani. Orazio Privitera a quale gruppo apparteneva? Prima Sciuto Digna, poi è passato nel nostro gruppo con il ruolo di reggente voluto da Salvatore Lombardo, cugino di Salvatore Cappello. E i rapporti con Enzo Aiello in che termini erano? Ma avevano anche business assieme, monopolio, parlavano di melanzane, pomodori di Pachino, e, diciamo, la guardianeria che c'è nella piana di Catania, tutto business legato sia alla piana di Catania, alla guardianeria e poi altre cose come la paglia che Privitera aveva il monopolio. Quindi trasporto della pietra, si parlava di tante cose. Avevano affari illeciti in comune, mi pare di capire, più la guardianeria, sì. Giusto? Sì. Sì. E questo giustificava, come dire, un'assidua presenza di Enzo Aiello insieme a Privitera, questo mi dice lei? Sì, Enzo Aiello aveva molta fiducia in Orazio Privitera, ne aveva tantissimo. Ma io non... Posto che erano di due clan diversi, era una cosa normale questa affinità, sì, questa vicinanza? Guardi, dal 2004 in poi a Catania è stata messa, diciamo, un'usanza che poi diventò una parola d'ordine. Non si doveva guardare più il colore di appartenenza, ma bensì la persona. E quindi in definitiva lei dice un Cappello poteva fare affari con un Mazzei nonostante la guerra del 90, un Santa Paola con il Cappello senza problemi e via dicendo, così, senza render conto? Quando si parlava di soldi, sì, anche, diciamo, la guerra dei Mazzei è stata nel 92, è finita nel 96 circa, ma nel 96 la Cuzzi Gaetano, reggente del clan di San Cristoforo, del gruppo di San Cristoforo, era in ottimi rapporti con Nuccio Mazzei, quindi non era passato nemmeno molto dalla guerra che c'era stato con il padre di Nuccio Mazzei. Quindi dove ci sono soldi, sì, dove ci sono interessi non si guarda niente. Quindi gli affari sono affari? Sì. Il rapporto fra Privitera, Orazio e Enzo Aiello era noto in tutti gli ambienti della criminalità organizzata catanese oppure era un po' riservato?
No, per quanto riguarda il clan e Cappello, Asciuto, diciamo, noi eravamo a conoscenza, una cosa, diciamo, tenuta in trasparenza, non tenuta molto riservata. Anzi, quando c'è stato l'omicidio di Giuseppe Vinci Guerra per volontà dei custodi di Nicola Lofaro, diciamo, quello che è stato temuto è che Lofaro Nicola, facendo questo omicidio, che sicuramente da parte di Santa Paola veniva addebitato allo giudice Sebastiano, era stato deciso proprio per inclinare il rapporto fra il nostro gruppo e il gruppo dell'AIL e della Causa Santo. Cosa che stava avvenendo e poi non è avvenuta perché è stato fatto il favore a Santo La Causa e ad Enzaiello di ammazzare Nicola Lofaro. Solo che poi l'omicidio di Raimondo Maugeri, voluto da Mario Strano, da Nicola Squillaci, con, diciamo, il pieno appoggio di lo giudice Privitera, ha incrinato tutto, anche se loro, prima di assecondare questo omicidio e di farlo fare, dissero: noi non accollamo mai niente perché che Santa Paola non si deve inclinare il rapporto. Ma c'è stata una successione di fatti, come il passaggio degli Strani e di Squillaci, che praticamente penso che perdiamo una giornata. Vabbè, no, questo non occorre. È una curiosità, ma questo favore che avete fatto a Santo La Causa e a Vincenzo Aiello era un favore richiesto o un regalo gentile da parte vostra? Allora, praticamente quando è stato messo in atto la decisione di uccidere Lofaro Nicola, principalmente Santo La Causa mandò a chiamare me. Io, prima di andare da Santo La Causa, ovviamente ho dovuto mettere a conoscenza sia Privitero Orazio che lo giudice Sebastiano, principalmente. E lo giudice Sebastiano e Privitero Orazio mi dissero, erano un poco meravigliati come mai Santo La Causa ha voluto parlare con me e non con uno dei due. Mi dissero: Gaetano, però tu come vai da lui? Devi dire tu a Santo La Causa, corresponsabile, e Orazio Privitera e Giano Carateddu, e la prossima volta parla con noi. Io ho detto va bene, hanno fatto una sorta di sotterfugi per portarmi da Santo La Causa, mi hanno fatto lasciare documenti a casa della mamma di Benedetto Cucimano. Benedetto Cucimano con una Y10 mi ha preso e mi ha fatto fare il giro di mezza Catania, alla fine era a Masca Lucia. Abbiamo impiegato quasi 2 ore per arrivare, non so che giro ha fatto. E il giorno che, diciamo, il momento in cui sono entrato in quell'appartamento dove c'erano i personaggi che ho già elencato, Santo La Causa mi disse che voleva parlare con me perché mi conosceva da piccolo, mi sapeva una persona molto ragionevole e non come lo giudice che era un poco inaffidabile. Mi disse però: con Privitera ci parla Enzo Aiello, con te ci parlo io. Mi disse dell'omicidio di Giuseppe Vinci Guerra, io garantii al 100% perché ne ero sicuro, dopo aver sciolto i miei dubbi, che Sebastiano lo giudice non c'entrava nulla. Gli dissi che era stato Nicola Lofaro a volere l'omicidio di Giuseppe Vinci Guerra, in quanto un componente del clan di Nicola Lofaro ebbe paura per la commissione di questo omicidio, venne da noi, voleva passare con noi e ci raccontò tutto. Raccontai l'episodio a Santo La Causa, Enzo Aiello e Santo La Causa mi dissero: a questo punto noi abbiamo levato tutti i punti interrogativi, deve essere ucciso e vogliamo la soddisfazione di essere ucciso Nicola Lofaro. Lo giudice Sebastiano e Privitero Orazio mi dissero di dire che l'omicidio se ne occupavano loro, in quanto volevano fare una sorta di regalo a Santo La Causa ed Enzo Aiello. E l'omicidio di Nicola Lofaro è stato battezzato come il matrimonio fra Cappello e Santa Paola. Questa casa di Masca Lucia l'ha capito dov'era? Se era nel centro urbano, guardi, se era nelle campagne? No, era una villetta, non era proprio centro urbano, una villetta. Ce n'erano tante villette, era tipo una zona residenziale. E chi si ricorda chi c'era dentro casa, se c'era oltre a Santo La Causa, c'era qualcun altro? No, c'era Enzo Aiello, Santo La Causa, Benedetto Cucimano, con quale io andai, Carmelo Puglisi, Melo Suggi, Orazio Magri e Ignazio Barbagallo. Infatti, quando io vidi tutte quelle persone, sia Enzo Aiello che Santo La Causa, mi dissero: non ti preoccupare se siamo così in tanti, però i latitanti siamo due, uno si occupa della mia latitanza, l'altro si occupa della latitanza di Melo Suggi. Ignazio Barbagallo le venne presentato in quell'occasione? Ma le dico la verità, diciamo, io li conoscevo tutti. No, Ignazio Barbagallo non lo conoscevo, mi fu presentato come Ignazieddu. Ho capito. E lei fu presentato col suo nome e cognome a Barbagallo?
Non me lo ricordo questo, guardi, però a me mi chiamavano Gaetano D'Aquino, quindi sicuramente esplicitamente l'hanno detto, non per presentarmi, però sì, solitamente quando mi vedevano mi dicevano lui è Gaetano D'Aquino. Ma lei non prese nessuna... Sì, dico, posto che lei aveva, per quello che mi ha detto, a un certo punto meditato di anche uccidere Enzaiello, andò senza nessuna cautela, senza che nessuno le coprisse le spalle a questo incontro? No, tutto il clan era a conoscenza. Bonaccorsi Antonio e lo giudice Sebastiano mi lasciarono a casa di Benedetto Cucimano. Beh, fu detto a Benedetto Cucimano, a te lo stiamo dando e tu ce lo devi restituire. Si figuri che la sera, quando il pomeriggio tardi, quando rientrai da questa riunione, io dissi a Benedetto Cucimano, siccome non c'era nessuno in piazza Palestro dei Bonaccorsi e dello giudice, dissi lasciami qua da parrucchiere, faccio una telefonata e ti vengo a prendere. Benedetto Cucimano mi disse, Gaetano, io non ti lascio se prima non incontro o Antonio o Sebastiano, loro ti hanno portato e a loro ti consegno. Ho capito. Perché, ma mi scusi dottoressa, prego. Mi disse perché se tu succede qualcosa da parte di qualcun altro, dice attaccaci la sta cianciano poco. Sapevo al gatto, ma uguale. Va bene. Ancora volevo chiederle, lei ha accennato a un debito anche di una certa importanza che Enzaiello aveva nei confronti di qualcuno del vostro clan, di 40.000 euro. Vuole dirmi che debito era? Sì. Ma Enzaiello ha richiesto un prestito allo giudice Sebastiano. Giustamente noi abbiamo capito che Enzaiello non è che aveva bisogno di soldi, l'ha fatto soltanto per diciamo, avere più simpatia da parte di lo giudice Sebastiano. Sicuramente era sempre un debito di business, non so se di stupefacenti, ma penso che era debito al mercato, al box che loro avevano, lui e suo fratello, al mercato ortofrutticolo. Il Sebastiano già circa 20.000 euro gliel'aveva dati, doveva dargliene altre 20. E in quella circostanza, quando Enzaiello uscì dalla bottega dei fiori di via Cucella, lo giudice si mise a ridere, dice magari capizzi soldo, un mazzo stesso, dice non mi interessa niente, ma se ne deve andare. E lo giudice perché voleva uccidere Enzaiello? Ma lo giudice ormai principalmente molto infogliato da Mario Strano, ma aveva perso un po' la testa. Va bene, allo stato non ho altre domande, grazie.